La questione dell'acquisto dalla Russia da parte degli Stati Uniti dei motori per razzi siglati RD-181, essenziali per i famosi missili americani Atlas, non tutti sapevamo che gli Atlas montino motori di progettazione e costruzione russa, rischia di deviare da quella che era un'operazione commerciale ad un'altra di prestigio nazionale per gli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, rappresentanti di una grande società americana, la Orbital, si sono recati in Russia per acquistarne altri. Presso il gruppo che li produce, la Energomash. E hanno approfittato per complimentarsi con i progettisti e i realizzatori di questo gruppo industriale, dicendo che i loro prodotti sono estremamente affidabili. Su 67 lanci effettuati negli Stati Uniti non ci sono stati problemi di sorta, tutto è andato a buon fine. Da notare che gli RD-181 sono indispensabili perché gli Atlas servono a mettere in orbita dei satelliti militari, satelliti spia, che spieranno la Russia, come l'India, come la Cina, come tutto il mondo, con un risvolto positivo, che coloro che spiano sono anche maggiormente a conoscenza di ciò che fanno gli altri e quindi sono in una situazione di maggiore tranquillità. È in grado di rintuzzare le pretese dei circoli militaristi americani che non mancano in quel paese. Tutto bene quindi? I russi aiutano gli Stati Uniti ad essere tranquilli? Non proprio, perché un senatore, il senatore McCain, noto per essersi presentato in competizione con Barack Obama, battuto sonoramente da questi ai tempi della candidatura alla Casa Bianca, ha tuonato dicendo che gli Stati Uniti non possono dipendere dalla Russia per elementi industriali così importanti. Ma mal gliene è colto perché un altro senatore, anche lui repubblicano, Richard Shelby, ha detto di McCain, quello non vuole che si comprino questi motori dalla Russia perché vuol favorire un suo amico che è titolare di una società, la SpaceX, che produce motori per razzi, però piccoli. Essi vorrebbero fare un grande salto, magari copiando il prodotto russo, e farne altri, ma fino ad oggi i loro test, le loro prove si sono rivelate dei fallimenti clamorosi.